Chi dice di amare Dio senza amare il proprio fratello è un bugiardo, lo ha detto il Papa nell'omelia della messa di stamattina a Casa Santa Marta, invitando a sporcarsi le mani. L'amore è concreto, ha aggiunto, e si esprime facendo del bene. Francesco ha messo in guardia dagli indifferenti e dai falsi mistici. Il Papa via Twitter è tornato a sottolineare l'importanza dell'adorazione, che ci insegna a non prestare troppa attenzione al denaro, al consumo e al piacere. Ne aveva parlato anche il giorno dell'Epifania, affermando che questa è la strada per andare all'essenziale e per disintossicarsi dalle cose inutili che anestetizzano il cuore. Bari attende l'arrivo del pontefice dopo la visita del 2018, appuntamento domenica 23 febbraio per la celebrazione della messa conclusiva di Mediterraneo Frontiera di Pace, l'incontro della CEI per discutere sui problemi e sul futuro dell'area. Il vescovo della città pugliese, Monsignor Cacucci, afferma: con la sua presenza il Papa ha voluto rimarcare l'importanza di questo appuntamento, che sottolinea anche la vocazione della nostra terra al dialogo tra i popoli. Nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, proposta dalla liturgia, ci sono due chiare affermazioni. La prima è il fondamento dell'amore. Noi amiamo Dio perché Egli ci ha amato per primo, scrive. La seconda affermazione è questa. Se uno dice io amo Dio e odia suo fratello, è un bugiardo. E essere bugiardo, osserva Francesco, è proprio il modo di essere del diavolo, il padre della menzogna. Il Papa dice poi che l'amore si esprime facendo il bene. Se una persona dice, io per essere ben pulito, bevo soltanto l'acqua distillata. Morirai, eh? Perché questo non serve alla vita. Il vero amore non è acqua distillata, è l'acqua di tutti i giorni, con i problemi, con gli affetti, con gli amori e con gli odi, ma è questo. Amare la concretezza. L'amore concreto non è un amore di laboratorio. Ma c'è un modo di non amare Dio e di non amare il prossimo? Un po' nascosto, che è l'indifferenza. Io non voglio questo, io voglio l'acqua destillata, io non mi mischio con il problema degli altri. Tu devi, per aiutare, per pregare. L'amore vero deve portare a sporcarsi le mani, afferma Francesco. Non è facile, ma attraverso la strada della fede c'è la possibilità di vincere il mondo. E conclude che il Signore ci insegni queste verità, la sicurezza di essere stato amato per primo e il coraggio di amare i fratelli. Il Papa è tornato a ribadire l'importanza dell'adorazione. Questa volta lo ha fatto via Twitter, mettendo in guardia dal prestare troppa attenzione nei confronti del denaro, del consumo e del piacere. Adorando, si legge sul suo profilo, si impara a rifiutare quello che non va adorato. Di questo aveva parlato anche il giorno dell'Epifania, durante l'omelia della messa celebrata nella Basilica Vaticana. Adorare è andare all'essenziale. E la vita per disintossicarsi di tante cose inutili, da dipendenze che anestetizzano il cuore e intontiscono la mente. Quando adoriamo, aggiunto, permettiamo a Gesù di guarirci e di cambiarci. Adorare è incontrare Gesù senza la lista di richieste, ma con l'unica richiesta di stare con Lui. Il Papa, sempre nel giorno dell'Epifania, ha rimarcato il concetto anche durante l'Angelus. L'esperienza con Dio, ha detto, non ci blocca ma ci libera, rimettendoci in cammino. Ecco la differenza tra il vero Dio e gli idoli, traditori come il denaro, il potere, il successo. Tra Dio e quanti promettono di darti questi idoli, come i maghi, i cartomanci, i fattucchieri, ma niente, non vanno. La differenza è che gli idoli ci legano a sé, ci fanno idoli dipendenti e noi ci impossessiamo di loro.
Ancora in primo piano le parole del Papa agli ambasciatori accreditati presso la Santa Sede durante l'udienza di ieri in Sala Regia in Vaticano. Ad aprire l'incontro il saluto del decano del corpo diplomatico, l'ambasciatore di Cipro, Georgios Poulidis, che ha ringraziato il pontefice per la sua opera instancabile a favore della pace, della solidarietà e dell'incontro intergenerazionale. Il suo operato, ha detto il decano, illumina la strada e indica il cammino che le nostre diplomazie possono seguire costruendo ponti di dialogo e non muri. Francesco, nel suo discorso, ha rimarcato più volte la centralità del dialogo. Il dialogo e non le armi è lo strumento essenziale per risolvere le contese. Il Papa ha parlato anche dell'importanza dei suoi viaggi internazionali come strumenti di diplomazia. Anche i viaggi apostolici, oltre che essere una via privilegiata attraverso la quale il successore dell'Apostolo Pietro conferma i fratelli nella fede, sono un'occasione per favorire il dialogo a livello politico e religioso. Secondo il decano, l'atteggiamento del Papa alimenta la speranza di tanti popoli. Francesco, prima di congedarsi e di affidare a Maria l'azione diplomatica, ha ricordato che è proprio la diplomazia a rendere la pace un obiettivo possibile. Ci sentiamo così incoraggiati attraverso la diplomazia, che è il nostro tentativo umano, imperfetto, ma pur sempre prezioso, a lavorare con zelo per anticipare i frutti di questo desiderio di pace, sapendo che la meta è possibile. Cresce l'attesa per il ritorno a Bari di Papa Francesco dopo la visita del 7 luglio 2018. Il suo arrivo nel capoluogo pugliese è previsto la mattina di domenica 23 febbraio per celebrare la messa conclusiva di Mediterraneo Frontiera di Pace. Si tratta dell'incontro di riflessione e spiritualità voluto dalla Conferenza Episcopale Italiana alla presenza di tutti i vescovi delle chiese affacciate sul Mare Nostrum per un confronto sui problemi e il futuro dell'area. In una nota diffusa oggi il vescovo di Bari, Monsignor Francesco Cacucci, ha chiesto ai fedeli di unirsi nella preghiera per la preparazione dell'evento e di partecipare alla celebrazione presieduta dal pontefice. Con la sua presenza, ha spiegato, il Papa ha voluto rimarcare l'importanza di questo appuntamento che sottolinea anche la vocazione della nostra diocesi e della Puglia al dialogo tra i popoli. Sulla stessa linea anche il presidente della CEI, il cardinale Gualtiero Bassetti, con l'iniziativa di Bari ha affermato la Chiesa italiana ha deciso di non unirsi al coro dei profeti di sventura per riconoscere invece che qualcosa di nuovo può e deve nascere anche nell'area mediterranea. Da pochi giorni è stato varato il sito internet, il programma e il logo della manifestazione che avrà una durata di 3 giorni. La città di Assisi è pronta per l'arrivo di oltre 2.000 economisti e imprenditori sotto i 35 anni provenienti da più di 115 paesi del mondo nell'ambito di Economy of Francesco, un evento voluto dal Papa che si svolgerà dal 26 al 28 marzo prossimi. Questa 3 giorni sarà un contenitore di idee e procedure, ha spiegato il professor Luigino Bruni, direttore scientifico dell'appuntamento organizzato dalla Diocesi di Assisi, dall'Istituto Serafico, dal Comune e da Economia di Comunione in collaborazione con le famiglie francescane. I giovani, ha aggiunto Bruni, avranno la possibilità di incontrarsi a ritmo lento, di pensare e di domandarsi cosa significhi costruire un'economia nuova a misura d'uomo e per l'uomo. Il momento conclusivo sarà la firma di un patto tra i partecipanti e Papa Francesco. La città sarà organizzata in 12 villaggi che ospiteranno i lavori incentrati sui grandi temi dell'economia di oggi e di domani. Si parlerà di lavoro e cura, finanze e umanità, agricoltura e giustizia, ma anche di politiche per la felicità, di CO2 della disuguaglianza, di imprese in transizione e ancora del binomio energia e povertà, profitto e vocazione, business e pace. Questo evento, ha spiegato il vescovo di Assisi, Monsignor Domenico Sorrentino, ha una forte relazione con San Francesco, con la sua esperienza di vita, con le sue scelte che hanno un valore anche nell'economia. Fu lui, aggiunto, a scegliere tra un'economia dell'egoismo e un'economia del dono. Al via la ristrutturazione della storica farmacia del Papa, che ha appena compiuto 145 anni e che si prepara ad accogliere l'arrivo di 3 moderni robot con bracci automatici con l'obiettivo di migliorare il servizio rivolto ogni giorno a circa 2.000 persone. Dal 7 gennaio il trasferimento in un locale prefabbricato in via della Posta, sempre all'interno del Vaticano, per consentire il completamento dei lavori all'interno della storica sede, dove verranno installati anche 6 scivoli per velocizzare
organizzare la distribuzione dei 40.000 farmaci in magazzino. Al termine del processo, previsto a fine maggio, i medicinali arriveranno al banco in soli 8 secondi. Diffusi su Vatican News 6 brevi documentari per ricordare il 60° compleanno della Filmoteca Vaticana, l'istituzione che raccoglie la memoria filmica della Santa Sede, nata il 16 novembre 1959 per volere di San Giovanni XXIII. La conservazione delle pellicole per la Filmoteca Vaticana è sempre stata la priorità, anche perché questo era un po' lo scopo per cui è stata istituita, raccogliere e conservare le testimonianze filmate sulla vita della Chiesa. Sono stati attrezzati dei cellari e uno è stato costruito di fuori della filmoteca e un altro dietro lo schermo, che al momento però viene utilizzato per conservare cassette. E le pellicole con questo sistema di refrigerazione si sono conservate fino ad oggi. La filmoteca nasce con un librone e un armadio. L'armadio per conservare le pellicole e il librone per catalogarle. Catalogate, si tratta però di 500 titoli scritti a mano, che poi a un certo punto negli anni 90 il librone è servito solo come base, perché abbiamo creato un piccolo sistema informatico e i titoli sono passati ovviamente nel database. Tra le donazioni, una pellicola che va segnalata è sicuramente Francesco Della Cavani, anche perché questa pellicola in questa stessa sala è stata vista da Giovanni Paolo II, che aveva l'usanza di venire in filmoteca a vedere dei film, i film che magari in quel momento uscivano nelle sale, film che avevano particolare importanza tematica, spirituale, e lui era un appassionato di cinema, quindi era un appuntamento fisso che si regalava. Giovanni Paolo II veniva almeno una volta l'anno a visionare questi film e sempre in questa sala ha visto La vita è bella insieme a Benigni. Ci fu un dialogo poi tra il Papa e Benigni, ci fu uno scambio di doni, un momento di vicinanza spirituale. E di questo film probabilmente tutti conoscono la storia e il Papa lo apprezzò davvero tanto, ma è un aneddoto che dovrebbe raccontare Benigni. Io l'ho preso perché il giorno dopo la proiezione i nostri capi dissero: allora ieri c'è stato un evento particolare, se ne parlò per tutta la mattina, ma nessuno di noi sapeva nulla, nessuno ha saputo nulla fino a che la proiezione non si è realizzata e non ce ne siamo accorti neanche i giorni prima, non abbiamo visto fermento, niente, è stata una cosa talmente riservata che veramente è riuscita a mantenere il più totale segreto. I titoli dell'Osservatore Romano di sabato 11 gennaio. La Camera dei Rappresentanti limita i poteri di guerra di Trump. La misura, approvata dopo l'escalation militare con l'Iran, dovrà ora passare al vaglio del Senato. Scontro in Niger tra jihadisti ed esercito. Quasi 100 morti vicino al confine col Mali. Emergenza polio nelle Filippine e in Malaysia. Campagna di vaccinazione di OMS e UNICEF. Una parola che non passa, Don Primo Mazzolari a 130 anni dalla nascita.